Bene, allora. È stata una fatica. Allora, anima di Gael, il cavaliere schiavo. Sangue dell'anima oscura. Ma vediamo un attimo. Sangue dell'anima oscura, chissà cos'è. Sarà tra gli oggetti, una chiave. E una chiave. Pigmento indispensabile a creare un mondo dipinto. Quindi questo forse devo tornare nel mondo dipinto di Ariandel e darlo lì a quel personaggio che dipingeva. E invece la sua anima, ovviamente, dovrebbe essere questa qua. Beh, alla fine con la mia tattica qui ce l'ho fatta. Perché poi avevo messo una fiaschetta in più, ero andato a 14-1. E solo che me ne serviva ancora un'altra blu. Quindi, perché prima ero con 13 e le finivo sempre. Adesso con 14 me ne sono avanzate 4. Però alla fine comunque, con qualche colpo in più. Allora, credo che il DLC sia finito. Adesso vediamo un po'. Accendi il falò. No, non succede niente. Allora. Direi. Tanto qua mi sa che non c'è più niente. Torniamo all'altare e vediamo che cosa possiamo fare con la sua anima. E poi, ah, anche l'arco, la balestra, anzi. Mi sembra un po' più originale la balestra, quasi quasi. Ok, quindi con la sua anima abbiamo fatto quello. Poi vediamo se. No, l'armatura in realtà ce l'avevo già, che era quella dell'altro DLC. No, ma infatti non c'è la sua armatura, perché ovviamente ce l'avevo già. Ah, facciamo l'ultimo livello. Così vado tranquillo. Così mo sì, ce la dovrei fare, giusto, giusto. Sì. Ashenbell, then I am a thoust. Very well, then touch the darkness within me. Take nourishment. Facciamo vitalità. No, allora adesso devo tornare lì, che probabilmente c'è, mi aprirà il portone quell'altra. Ah, è aperto. Entriamo subito. Anzi, fammi fare invisibilità che forse. Dacci sua, vattene. Ok, vediamo un po' cos'è. Corazza di Shira, è quella che ci aveva invaso prima. Vediamo un po' se ha qualcosa di particolare.
anche questa difende bene dalla maledizione. Però io speravo di trovare un passaggio da queste parti qua. Meno che... Forse di qua. No, che strano. Ci sarà un muro segreto da queste parti. A meno che devo andare nel dipinto, mi sblocca qualcosa, quindi devo farmi ancora un po' di giri, mi sa. No, e questo è il primo. Ah. E quindi niente, qua era... E allora... Provo a tornare dall'app, visto che sono qui. No, era di qua. Questo mi dice qualcos'altro? One poor girl. It was a comfort. Deny them fear not and let them. No, allora devo andare qui e poi dopo posso provare ad andare nel mondo dipinto. E lì provo a parlare lì con quel personaggio. Qua dentro c'era l'app. Non so se mi dirà le stesse cose o magari mi attacca. Oh cacchio, mi sa che mi attacca. Eh sì. Niente, ha perso il senno. Questo tanto sta abbastanza fermo. E mi sono andato a chiudere, come al solito. No, perché combatte troppo sulla difensiva. Vabbè, ciao. Sicuri. Quando fa così gli do qualche colpo. Vabbè, non mi hai fatto finire l'attacco. Ok. Adesso mi lascerà la sua armatura. Anzi, me la venderà la mercante. Più probabilmente. Allora, torniamo indietro. Tanto di qua non so dove altro andare. E andiamo all'altare. Mi vado a comprare la sua armatura.
tanto non basteranno le anime, però qualcosa ho da parte. Perché se non me la vende lei, infatti, eccola qua. Costa un bel po'. 31.000. Vediamo un po'. Ok, allora, compriamogli l'armatura. Ok, eccola qua. Direi che possiamo andare via. Allora, adesso io volevo solo tornare nel mondo dipinto di Ariandel e consegnare quell'oggetto al personaggio che dipinge. Voglio vedere un po' che se cambia qualcosa. Che cavolo è successo? E prima non era così qua. Vado un attimo a vedere solo qua sotto. Magari c'è un personaggio in più qua sotto, però. Ah, ecco, qui infatti c'era il doppio falò per poter accedere al DLC, appunto, al The Ringed City. Qua è il cumulo di rifiuti. No, grazie. Ci sono già stato. No, allora devo parlare con il personaggio qua sopra. Ah, do solo uno sguardo qua fuori. Magari è comparso qualcuno. No. E allora mi dirà qualcosa qui il tizio. Offre il sangue dell'anima oscura. O se no, parla. Proviamo prima a parlare. Ashen One, thy gift of flame has taken root, and Uncle Gale will soon bring the pigment. Pigment, colored like the dark soul of man. I wonder if Uncle Gale has found it. The pigment, colored like the dark soul of man. Allora direi di offrirgli il sangue dell'anima oscura. My thanks, Ashen One. With this will I paint a world. Please tell me thy name. I would name this painting after thee. Sì, rivedo. My thanks. I will paint a world. Si chiamerà il mondo dipinto di Arles. Dark and very gentle place, and one day it will make someone a goodly home. I wonder when Uncle Gale, I hope the new painting will be to him a gentle home. My thanks, Ashen One. I will assuredly finish the painting of a cold, dark, and very gentle place. One day. Provo magari a usare qua l'osso del ritorno. Vediamo se cambia qualcosa. Mi sa che non è cambiato niente. My thanks. I will assure of a call one day. Allora praticamente farà il mondo dipinto di Ariamis, quello di Dark Souls 1.
Vabbè, io direi che provo solo ad andarmi a sedere al falò, voglio vedere se è comparso un nuovo teletrasporto, poi concludiamo qui e qui terminerà l'avventura di Dark Souls 3. Allora, vediamo un po'. Eh no, direi che non c'è nulla di nuovo. Proviamo ancora, concludiamo qua, vediamo se è cambiato qualcosa dove c'era la principessa. Vabbè, vedo che più o meno è rimasto tutto com'era, solo che mi sono ricordato che mi ero dimenticato di andare qui a sinistra all'inizio, prima di battere il boss. Infatti volevo vedere se c'era qualcosa. Magari non c'è niente, però tanto vale controllare. Ah, qui è sempre da dove sono venuto. Ah, lì vedo che c'è qualcuno. Eh sì, c'è solo lui. È un... Ah, sì, è un cavaliere degli anelli con gli spadoni. Devo stare attento. Scatenato. Ti manca poco. Ok, bene. Allora, l'astra di titanite. Ah, sì. Me l'ha droppata. È stato un drop automatico. Buono. Va bene, allora, vediamo solo... Tanto di qua mi sa che poi non c'è più niente. Allora, vediamo se qua... Ah, non c'è più quel tizio che mi parlava. Infatti volevo sentire se mi diceva qualcosa di diverso. Vediamo se non si è spostato qua sopra. No, non lo vedo. Allora direi che forse posso tornare da quella vecchia con la gobba all'inizio del DLC e sentire se mi dice qualcosa pure lei. Sì, torniamo indietro da qui. Ehi, è cambiato qualcosa? Sento dei versi sinistri. Ah, mi ha lasciato qualcosa. È morta, quindi. Ma dov'è questo coso? Ceneri di una donna anziana. Ah, magari mi... Adesso l'altra vecchia mi potrebbe vendere delle cose nuove. Vediamo se... Ma io non vedo niente qua. Possiamo anche tornare indietro. Sì, torniamo indietro. Vediamo un po' se ci vende qualcosa di nuovo l'anziana. Magari guardiamoci pure la descrizione. Ma voglio vedere se dice qualcosa di nuovo. Vabbè, vediamo se magari ci vede qualcosa di interessante. Well, what warm, humble ash have we here? It's as if thy fate were with death entwined. But take no note of me, thy business is thine own. As by now thou surely knowest. There is little I love more than a gratuity of souls. E se la ride. Allora, vediamo.
Mi sembra tutto uguale qua. Ma non vedo nulla di nuovo. Eh no, non vedo niente di nuovo. Ricontrollo un attimo, però. Speravo che vendesse magari un'arma nuova. Ah, forse queste monete qua non le vendeva prima. Adesso le vende anche lei. Questo non mi ricordo se lo vendeva. Le magie più o meno, sì. Ah, e poi quest'arma qui. Lo spadone fendifoglia. Questo qui lo vendeva l'altra vecchia. Allora sono le cose che mi vendeva l'altra. Perché è morta. Sì, questo allora... Me l'ha venduta prima, sì. Eh sì, sì, sono le cose che mi vendeva l'altra. Ashen one, bring with... Is it... Ashen one. Va bene, allora direi che abbiamo concluso il DLC. Io vi ringrazio a tutti per aver seguito questa serie. Spero che abbiate apprezzato la serie. Che vi sia piaciuta. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, lasciate pure un commento, seguite la pagina Facebook. Io vi invito a rimanere sintonizzati sul canale per seguire le nuove serie che ci saranno. Alla prossima, ciao a tutti!